Comandante, qualche settimana dietro a Gela si è verificato un episodio cruento, ci riferiamo all'omicidio del 56enne Domenico Seguino in pieno centro storico in piazza durante lo shopping natalizio. Le chiedo intanto a che punto sono le indagini. Le indagini stanno andando avanti, ci siamo fatti un'idea ma c'è ancora da lavorare. Se si spara in piazza, in pieno centro, intorno alle 20 eh, dunque, di un giorno quasi festivo, che significato ha? Vuol dire che la mafia in quell'occasione ha voluto far capire che è presente sul territorio e può sparare a qualsiasi ora e in qualsiasi posto? L'idea che ci siamo fatti non era di un segnale a chi che sia. Di sicuro eh, nel fare quell'azione si vuole dare un segnale a qualcuno. Non certo alle istituzioni, non era un segnale di tipo terroristico mafioso però di sicuro farlo in quel momento in quel luogo ehm, questa azione ha una sua valenza anche simbolica certamente come vediamo che l'esecuzione di stile è praticamente mafioso lo stile è quello per dire che sia quello anche il movente è ancora presto le chiedo in cosa scavate? Gioco d'azzardo? Un diritto passionale? C'è la mafia? Eh, Domenico Seguino ha un passato criminale mh, importante e di sicuro si parte da quello. In quel caso la gente che faceva shopping è rimasta sconcertata da quello che è accaduto. Beh, essere... certamente, certamente il fatto è preoccupante e posso garantire che lo stiamo analizzando con la dovuta attenzione. Ci saranno risvolti immediati secondo lei? Non dipende, questo non dipende da me e non siamo comunque ancora al punto da poter prospettare dei tempi. Sono in due che hanno sparato perché voi avete anche acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza in cui si vedono che sono due ragazzi in sella ad un motorino. Sì, questo è corretto.